non è quello che ho intenzione di fare. Buongiorno a tutti, o buonasera, buon pomeriggio. Oggi Cisa ha deciso di cucinare, cosa molto rara perché io ultimamente faccio veramente schifo a cucinare, qualsiasi cosa che faccio mi esce male, non so per quale motivo. Ma oggi facciamo le lasagne. Sono a casa, ho fatto un po' di spesa, ho comprato tutti gli ingredienti che avevo bisogno, ho fatto fatica a trovare il vino, mi ha particolarmente disgustato stare nella zona vino perché io non bevo. E nulla, questa è la spesa, 15 pound di spesa per delle lasagne, vediamo come esce. Ora vi mostrerò tutto quello che ho comprato e poi iniziamo a cucinare insieme. Le lasagne: 500 g di carne macinata di manzo, il sedano, 500 g di carne macina di maiale, delle carote, l'olio di oliva, la noce moscata per la besciamella, una bottiglia di vino e la farina sempre per la besciamella. E poi le altre cose che avevo già a casa: il latte intero sempre per la besciamella, la passata di pomodoro per il ragù, burro, parmigiano e una cipolla che però è metà, devo trovare l'altra metà. E questi sono tutti gli ingredienti per fare una buona lasagna. Tutto made in the UK, quindi vediamo se viene bene. La besciamella la devo fare io, cosa che mi spaventa. Però tutti questi sono prodotti, tutti prodotti inglesi, a parte la Barilla e il parmigiano che comunque è di Asda, ma dice comunque parmigiano italiano, whatever. Auguratemi buona fortuna. Allora, questa telecamera ha deciso di scassarmi l'anima e non ha registrato nulla di quello che ho fatto. Benissimo, benissimo, benissimo. Ho macinato le cipolle, il sedano e la carota. Ho messo tipo metà cipolla, metà, ho messo un sedano, un gambo di sedano e ho messo un po' di carote. Siccome nella ricetta non dice per niente quanta è la quantità. E adesso sto facendo tutto il soffritto. Sto utilizzando una ricetta che ho visto su un sito che si chiama Semplice e Veloce, perché io ho voglia di mangiare queste lasagne super velocissimamente. All'inizio, quello che ovviamente ho già pre-registrato, ma la mia telecamera ha deciso di non registrare. In una casseruola larga versiamo un fondo d'olio extravergine di oliva, aggiungiamo il trito di sedano con la cipolla, lasciamo soffriggere appena e versiamo la carne macinata. Sbagliamo col cucchiaio e lasciamo cuocere per qualche minuto fino a quando avrà cambiato colore. E a questo punto aggiungiamo pure spiegazione super 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 fantastica. Allora, qua ho il trito di carne, quello di porco, quello di maiale e quello di carne manzo. E ce ne vogliono 100 di quello di maiale e 400 di quello di manzo, se non sbaglio. Yes, e devo misurarlo. Ce l'ho il coso misuratore, ce l'ho. E ci si ce l'ha. Da un po' che non uso sta roba. Allora, calibriamolo. È già calibrato, perfetto. E poi prendiamo il manzo e di questo lo mettiamo quasi tutto. Andiamo ad arrivare a 500, quindi deve fare il giro completo. Ok, ci siamo ragazzi. Ci siamo. Vabbè dai, facciamo così. Ok. Basta. Non sembra andare male, la batteria è già scarica. What? Secondo me comunque questa telecamera c'ha qualche problema, perché già incomincia a fare robe strane. E quella l'ho appena preso. E anche questa batteria ha due tacchi. Perché? Cos'è successo? Non capisco. Sbagliamo, lasciamo fino a quando avrà cambiato completamente colore. A questo punto aggiungiamo il burro, quindi 30 grammi di burro. Vado a prenderlo. Quindi 30 grammi di burro, non so neanche come fare a misurarlo, così. Quasi 50. Quindi lo mettiamo tutto. Aspettiamo che si sciolga. Una tazzina di vino rosso. Io non ho tazzine, perché io non bevo caffè. Dite che questa potrà valere come una tazzina di tè, di caffè? Sfumare il vino vuol dire che devo aspettare finché dà via l'odore, quindi...
della passata di pomodori e mi dice che devo usare 700 ml e userò questa passata di pomodoro fresciona, si chiama proprio fresciona perché è una frescona, chiamata pomodoro originale italiano, proveniente proprio dall'Italia, fatto però a Londra e Dublino, italiano, richiede 700 ml di passata di pomodoro. Prendiamo il mio fantastico misurino che è da 500 ml, quindi inizierò a mettere prima i 500 e poi i 200. Perché 500 più 200 quanto fa? 700! Non so se vino sfumato è quando il vino si è prosciugato o quando l'odore è evaporato, oppure quando il vino si è evaporato direttamente. Era di versare i 700 ml di passata di pomodoro. Aggiungere 3 grammi di sale, facciamo ad occhio. Adesso devo far cuocere a fuoco medio-basso per 35-40 minuti, quindi andrò avanti a vedere delle puntate di Gossip Girl, che sono arrivata alla quarta stagione, 14ª puntata. Lavo due cose, metto in ordine e poi ci vediamo. Many, many minutes later. Sono passati esattamente 40 minuti, ho assaggiato. Sembra proprio. Mi sto meravigliando di me stessa. Fase successiva, ho fatto il ragù. Mettiamo da parte il ragù alla bolognese, è quello che farò, e prepariamo la besciamella. In un pentolino, tac, facciamo riscaldare il latte. Latte intero, mi raccomando, whole milk, questo vuol dire latte intero, e ce ne voleva 500 ml, so I'm going to pour 500 ml di latte into the pentolino. Sapete che così il latte solitamente schizza, ma se lo girate in questa maniera il latte non schizza più. Oh wow, oh my god. Wow! In un altro pentolino facciamo sciogliere il burro. Pentolino ovviamente più grande. In questo caso ancora 50 grammi di burro. Quindi in pratica tanto burro quanto ne ho messo prima. Versiamo nel burro la farina e mescoliamo con cucchiaio. Farina, che ce ne vogliono 50 grammi di farina. Ecco la farina. No vabbè ragazzi, non ci credo, sono andata a mettere il misurino in frigo. Andiamo. Perfetto, mamma mia, mamma mia. Il burro ancora non si è sciolto. Intanto il latte si sta scaldando. Casino, che casino, che casino. Il latte si è scaldato anche abbastanza, possiamo spegnerlo. Versiamo nel burro la farina e mescoliamo con cucchiaio. Poi aggiungiamo un goccio di latte tiepido. Ok, un goccio. Ora utilizziamo la frusta a mano. Sì, non avessi avuto la frusta a mano? Se non ce l'avessi avuta, come avrei fatto? Mettiamo il latte. In tutto questo non mi ha neanche detto se devo tenere il fuoco acceso o meno. Poi dice di salare e di aggiungere un po' di noce moscata. Dimmi che ce l'ho grattugiata. Ed è scaduta. Oh no! Ma mi pare che mi è venuto quella lì così. Un po' di sale e aggiungiamo un cucchiaio di grana grattugiato per addensare maggiormente la besciamella, vado nel grano. Giusto sempre da lavare le cose quando ancora non ho finito di usare. Ok, l'ho ributtato da lavare. Wow!
Oh wow, è proprio densa adesso. Wow, wow, cheesy, la cuoca. Ora procediamo con la stesura, l'impanatura, l'imburratura della teglia, in cui poi dopo andremo a mettere i vari strati di lasagna. Andrò a mettere la carta da forno, perché questa teglia è un po' vecchiotta. Voglio comprare la teglia, quella lì di vetro, perché è più bella da vedere. La mia carta da forno. Ho qui il mio pecè, ho qui il ragù, ho qui la besciamella e ho qui la carta da forno. Woman once said that every morning when you wake up you say a little prayer. After all, you never know what your day may hold. Ho terminato di fare la lasagna. Adesso accendo il forno e inforniamo. Vediamo per quanto devo infornare, che non mi ricordo più. Allora, devo infornare in forno preriscaldato a 180 gradi per 30-35 minuti. Adesso le andiamo a infornare. E attendiamo per i prossimi 40 minuti. One eternity later. Yeah, yeah, yeah. Tra un po' è pronta la lasagna, sto morendo di fame. Many, many minutes later. Sembra quasi pronto. Ed è morbido. Yay! Rendetevi conto che ho fatto una lasagna. Oh my god. Non vedo l'ora di assaggiare, sto morendo di fame. Andrà a rimpiattare. I want to eat. Eccola qui. OMG! E con gran gioia vi posso dire buon appetito. Grazie mille ragazzi per aver guardato il mio video di ricetta, quel che è. Ci vediamo la prossima volta con un nuovo video ragazzi. Io intanto mi mangio la mia lasagna.